Ciao a tutti ragazzi, oggi vediamo come si determina il pH di acidi deboli poliprotici. Sappiamo comunque che un acido poliprotico è un acido che riesce a liberare in soluzione acquosa diversi ioni H+. Ma la liberazione non avviene in un unico atto, bensì in atti successivi. E alla fine si andrà a instaurare quello che viene chiamato equilibrio multiplo, in cui troveremo tantissime specie ioniche in soluzione. Vediamo rapidamente un esempio di un acido triprotico che è l'acido arsenico. L'acido arsenico, quindi H3ASO4, quindi vedete presenta 3 idrogeni, quindi trascuriamo qui l'acqua, quindi si andrà a dissociare in H+ più H2 ASO4 meno. Quindi questo è il primo equilibrio che andiamo a scrivere. Sappiamo già che K A con 1 sarà pari quindi alla concentrazione degli ioni H+, la concentrazione molare della base coniugata fratto H3 ASO4. Il valore della costante, la prima costante di dissociazione dell'acido arsenico è 6,0 per 10 alla meno 3, quindi un valore comunque abbastanza piccolo. Se andiamo a considerare il secondo equilibrio, quindi in questo caso la base coniugata, fungerà da acido e quindi scriveremo H2 ASO4 meno. Andrà a dissociarsi liberando ioni H+ più H ASO4 meno meno. In questo caso la K con 2 sarà pari quindi per ASO4 meno meno fratto H2 ASO4 meno. In questo caso il valore è un valore molto più alto, 2,0 per 10 alla meno 7, quindi comincia a diventare quindi estremamente bassa la concentrazione dell'acido nella seconda dissociazione. Se andiamo a considerare la terza dissociazione, quindi H ASO4 meno meno in H+ più ASO4 meno meno, andando sempre a determinare la K con 3 quindi sarà ASO4 meno meno, eccolo qui, fratto HASO4 meno meno. Qui il valore siamo addirittura sia 4,0 per 10 alla meno 13. Quindi come possiamo notare, la prima dissociazione è una dissociazione comunque piccola, la seconda è estremamente bassa, la terza addirittura alla meno 13, quindi sono valori che noi in teoria potremmo tranquillamente andare a trascurare. Quindi quando noi consideriamo, quindi questa è una regola generale che possiamo dire tranquillamente, quando noi andiamo a considerare acidi poliprotici deboli, possiamo prendere in considerazione soltanto la prima dissociazione, in quanto i valori successivi sono valori estremamente piccoli. Questo però chiaramente vale soltanto per soluzioni diluite, nel caso in cui questo acido fosse presente in una soluzione estremamente diluita. In questo caso dobbiamo andare a ricorrere con calcoli estremamente complessi, con equazioni anche di terzo grado, andare a determinare tutti i valori della concentrazione degli ioni H+ nella soluzione. Quindi possiamo dire tranquillamente che per acidi deboli consideriamo soltanto la prima dissociazione, in linea di principio. Come possiamo vedere, possiamo anche fornire un'altra regola, che vedete, il meno la 3, meno la 7 e meno
alla 13, l'ordine di grandezza nelle dissociazioni varia da 10 alla 4, 10 alla 5. Quindi questo è possibile osservarlo quando consideriamo tutti gli acidi poliprotici. Bene, adesso vediamo di andare a eseguire rapidamente un esercizio. Vediamo l'esercizio. Esso ci chiede di calcolare il pH di una soluzione di acido ossalico 0,1 molare. La traccia ci dice inoltre di andare a trascurare la quantità degli ioni H+ rilasciati dall'acqua stessa. Prima di procedere alla determinazione dell'equilibrio, vediamo una tabella che io vi ho già proposto nelle precedenti lezioni, la quale ci permette di determinare la risoluzione attraverso una formula abbreviata, oppure cioè semplificata, oppure una formula attraverso cui dobbiamo necessariamente andare a calcolare gli ioni rilasciati dall'acido, quindi andare a determinare un'equazione di secondo grado. Quindi se il rapporto sarà maggiore di 380 utilizzeremo la equazione semplificata, se è compresa tra 5,54 per 10 alla meno 2 380 dobbiamo necessariamente utilizzare l'equilibrio, quindi l'equazione di secondo grado. Procediamo al rapido calcolo e quindi la concentrazione analitica C con 0 di A fratto KA con 1 è uguale a 0,1 diviso 6,5 per 10 alla meno 2. Il valore che ne scaturisce è circa 1,5, per cui dobbiamo andare a definire l'equilibrio. Andiamo quindi a scrivere il nostro equilibrio. E quindi l'acido ossalico, quindi H2C2O4, si dissocia in ioni H+, più HC2O4 meno. All'inizio abbiamo una concentrazione pari a 0,1. Quante se ne formeranno? Quindi non lo sappiamo, x e x. Quante se ne consumeranno? X. All'equilibrio quindi avremo 0,1 meno x, x e x. Per cui ci andiamo a calcolare, a impostare la formula. Quindi avremo che KA con 1 è uguale alla concentrazione molare degli ioni H+, per la concentrazione molare della base coniugata, in questo caso, fratto la concentrazione dell'acido ossalico. Andiamo a sostituire i valori, quindi sarà x per x, quindi x al quadrato, fratto 0,1 meno x. Noi chiaramente non andiamo a svolgere tutta l'equazione, ma la impostiamo. Quindi scriveremo, in questo caso, 6,5 per 10 alla meno 2 è uguale a x al quadrato fratto 0,1 meno x. Quindi andando a svolgere avremo questa situazione, quindi x al quadrato è uguale a 6,5 per 10 alla meno 2 x, quindi più, meno 6,5 per 10 alla meno 3. Andando a svolgere troveremo due radici, quella, la radice che ha, che andiamo a prendere, che ha un significato, è la seguente, quindi 0,054. E queste sono le mol di la concentrazione degli ioni H+, rilasciati in prima dissociazione. E quindi andiamo a appuntarcelo, quindi H+, uguale a 0,054. Ok, adesso dobbiamo andare a vedere il secondo equilibrio. Anche qui, prima di procedere all'equilibrio stesso, andiamo a vedere se possiamo trascurare gli ioni H+, quindi andare a utilizzare la formula semplificata.
Vi ricordo che nel secondo equilibrio la base coniugata funge da acido, quindi scriveremo HC2O4- andrà a dissociarsi in ioni H+ più C2O4-. Vediamo di andare a svolgere il rapporto, e quindi la concentrazione dell'acido all'equilibrio fratto K con 2, quindi abbiamo 0,054 diviso 6,1 per 10 alla meno 5. Il valore che ne scaturisce è maggiore di 380, per cui possiamo andare a utilizzare la formula semplificata, e cioè H più è uguale alla radice della costante A con 2 per C con A. Però prima di passare al calcolo volevo un attimino vedere l'equilibrio in modo che sia anche chiaro. E quindi abbiamo quante moli iniziali? Abbiamo 0,054 moli. 0,054 moli, e in questo caso lo iono salato non ci interessa. Quante se ne formeranno? Quindi stiamo attenti. Se ne formeranno in questo caso X, e se ne formeranno in questo caso non ci interessa come, come valore. E alle consumate cosa avremo? Che saranno consumate X, e quindi in questo caso all'equilibrio avremo 0,054 meno X. Qui avremo 0,054 più X, e qui l'X, il valore è incognito. Quindi è importante andare a osservare questo calcolo, perché noi alle moli di 0,054 dobbiamo in teoria andare a poi addizionare le eventuali moli di idrogeno che si andranno a liberare, e abbiamo detto che possiamo trascurare il contributo degli ioni H+, per cui andando a risolvere l'equazione avremo che H+ è uguale quindi alla radice quadrata di 6,1 per 10 alla meno 5 per 0,054. Il valore che ne esce è estremamente basso ed è pari a 1,881 per 10 alla meno 3. Per cui andando a sommare i valori, quindi gli idrogeni totali saranno pari uguale a 0,054 più 1,81 per 10 alla meno 3, il risultato che ne esce è di 0,055. Quindi come vedete abbiamo una buona approssimazione, ma in ogni caso possiamo trascurare il valore delle X perché è impercettibile. Per cui andiamo a calcolarci direttamente il pH, quindi sarà pari a meno logaritmo della concentrazione degli ioni H+, e il pH che ne scaturisce sarà pari a 1,25. Quindi questo è il pH della soluzione. Abbiamo quindi attraverso questo rapporto escluso il contributo degli ioni H+ rilasciati dall'acido ossalico, e abbiamo quindi in questo caso risolto il problema. Bene, spero di essere stato chiaro ed esaustivo. Se avete da fare delle domande o dei particolari esercizi, non esitate a contattarmi. Iscrivetevi al mio canale, soprattutto schiacciate un like, e alla prossima.